Facebook ha clausurato, ha censurato, ha chiuso il mio account, il mio profilo Santenchan, adducendo che lo faceva per salvaguardare la mia privacy. Capito? Io quel profilo ce l'avevo dal 2013. In pratica ci aveva più di 6 anni. E l'ha fatto per salvaguardare la mia privacy. Perché pensa un po' te, se non salvaguardava la mia privacy, che cosa faceva? Ma non è che mi dà la possibilità di riaprirlo. Proprio l'ha eliminato, l'ha censurato. Poi dovrei mandargli foto dei miei documenti. C'è una larga lista di documenti che può accettare. Ma vi rendete conto, se lo clausura perché la mia identità, la mia privacy era a rischio, poi mi chiedono documenti. È un controsenso. Per fortuna che io ho messo il mio nome buddista Santenchan, ma sono dispiaciuto, più che altro è una questione di principio, sia per le poche persone che mi seguivano, sia perché è una questione di principio. Era il mio profilo Santenchan. Comunque vi devo dire che la mia esperienza in più di 10 anni di Facebook, perché prima mi hanno tolto anche un altro profilo, è che sempre si arriva a avere 1500-2000 contatti e quasi nessuno ti segue. A me ultimamente mi seguivano 23-24 persone, ma mi scrivevano una volta al mese se tutto andava bene. Quindi non è che perdo sto granché. Adesso non so se riaprire un altro account Facebook, che tanto sgamano quelli che non mettono il loro nome ma un nickname dopo 7-8 anni, 9 anni, oppure rimanere con Instagram. Vediamo che succede con Instagram. Però è una cosa che non mi sta bene in linea di principio. Poi adesso scusate il tremolio, ma non ho il treppiede, sto col cellulare in mano. Non mi va, è proprio una questione di principio che non mi va che ti vengano a chiudere l'account, capito? E quindi già ho fatto un altro video parlandone, ma ne faccio un altro a quest'ora della notte che sto risciacquando il bucato perché è venuto male, già c'ho la macchina difettosa, ma non vorrei che mi cadesse pure il cellulare per terra. Allora, che dire, per il tuo bene e ti censuriamo, ti clausuriamo il profilo di Facebook. Per il tuo bene te lo censuriamo. Poi non c'è censura in Facebook. Mi sembra che io ero stato critico con quella giovane Greta, l'ecologista svedese, no? Che un mio amico aveva pubblicato un post perché lui crede in queste favole moderne. E mi sembra che Greta Thunberg, no? Io ho fatto un commentario un po' al vetriolo, un po' graffiante. Allora si vede che a quelli di Facebook non è piaciuto, mi hanno chiuso l'account il giorno dopo. Io questo commentario l'ho fatto ieri pomeriggio. Capito? Chi parla male in Facebook o chi appena fa dei commenti, dei commentari su Greta, l'ecologista, gli possono chiudere il profilo. Io credo che in YouTube è diverso. E sia diverso anche in Instagram, chi lo sa. Forse mi chiuderanno pure il canale di Instagram, non lo so. Però per il momento vado avanti con Instagram. E poi si vede se riapparirò in Facebook. Sono un po' smotivato, forse. Chiuderò tutti i gruppi e le pagine perché non mi apportano visuals al canale di YouTube, né i gruppi né le pagine né i profili che ho. E come molti, anche io ho più di un profilo Facebook ed anche Instagram, cosa che peraltro YouTube permette di avere molti account con un massimo di 5 canali ciascuno. Google è più liberale. Ci rivediamo, amici.